capretto e l'angelo della morte, il canto dei bambini da Vo ad Auschwitz, un volume di Francesco Selmin, storico e professore, pubblicato nel 2020 al termine di una lunga indagine sulla Shoah del Veneto. Il volume nello specifico indaga quello che è accaduto nel campo di concentramento a Vo Vecchio, presso Villa Giovannelli, Venier, uno dei campi più duri e duraturi in Italia. Ma nello specifico il volume racconta quello che hanno passato i bambini detenuti in questo campo di concentramento prima di essere deportati ad Auschwitz. E c'è la storia di Sara, una piccola ragazzina che ha tentato per ben tre volte la fuga verso la libertà. In giardino c'erano parecchi bambini, a cui avremmo potuto portare qualche etto di zucchero e qualche chilo di pane spigolato qua e là. C'erano famiglie intere, genitori e bambini. C'erano famiglie già mutilate dalla cattiveria umana. C'erano cuori pieni di lutti, inaspriti dal dolore. Altri in cui il desiderio della morte sembrava essere l'unico sollievo. Fu soprattutto la condizione dei bambini a turbare l'animo dell'aperonato del suo compagno. Quanta pena! Uscivamo dal campo con gli occhi umidi di pianto e la voce roca. I bambini, soprattutto i bambini, facevano pena. Sul loro volto si leggevano chiaramente i segni dell'insufficienza dell'alimentazione. Perfino lepore, annotava l'aperonato, provava una certa pietà per quei visetti pallidi, denutriti, e forse soffriva per non poterli trattare meglio, perché, quando fu informato delle nostre visite, finse di non vedere e ci lasciò fare. Il 2 aprile, quando gli internati, compresi i bambini, rimasero senza pasti per la negligenza del comune di Vo, lepore rivolse un deciso richiamo al commissario prefettizio che reggeva l'amministrazione comunale, situazione in sostituzione del podestà che si era dimesso. Venerdì 17 luglio 1944, intorno alle 2 del pomeriggio, Don Giuseppe Rasia, che stava riposando nella sua camera da letto, udì alte grida disperate provenire dal cortile della villa. Erano arrivati i militari tedeschi con l'incarico di svuotare il campo e deportare tutti i prigionieri. Erano soldati ufficiali delle SS. Con loro c'era il capitano Willy Lembach, che comandava il presidio tedesco di Este e nelle settimane seguenti avrebbe dato via a una cruenta repressione del movimento partigiano nella bassa padovana, ordinando numerosi eccidi. Dopo che furono svegliati con grande chiasso gli internati che dormivano, tutti gli ebrei furono fatti scendere in cortile, dove furono costretti a depositare gli oggetti di valore che avevano con sé. All'appello risultò che mancavano due internati, Enzo Franco ed Elia Gesis, il papà di Sara, che accompagnati da un agente si erano recati a Padova per una visita medica. Alle 5 pomeridiane, caricati su due camion, uno riservato agli uomini e l'altro alle donne, gli ebrei detenuti a Vo partirono alla volta di Padova. Quando i due camion uscirono dai cancelli della villa, alcuni, scrive il parroco, erano seduti ed alcuni in piedi perché non c'era posto. Eravamo presenti in pochissime persone, tutti silenziosi e costernati. Il modo di trattarli, aggiunse Don Giuseppe, fu veramente inumano. Le donne furono portate nel carcere padovano dei Paolotti in via Belzoni. Gli uomini finirono in quello di Piazza Castello. Ma dove era finita la bambina? Com'era potuto accadere che i tedeschi, trattenutisi nel campo per quasi 3 ore, non l'avessero trovata? Ecco, una possibile spiegazione. All'arrivo dei tedeschi, Sara corre a nascondersi, senza che i soldati la vedano, in una delle due barchesse della villa, forse con la complicità delle guardie italiane del campo. Di sicuro rimane nel campo fino al giorno dopo. Alla mattina la signora Landini, moglie del proprietario della villa, che talvolta soggiornava nella barchessa che fiancheggiava l'argine, quella occidentale, consegna Sara alle suore. Ha scoperto il nascondiglio di Sara o si è pentita di averla nascosta ed è terrorizzata per le possibili reazioni dei tedeschi? Fatto sta che la madre superiore, per paura delle gravi conseguenze che comportava la complicità nella fuga di un internato,
ma anche obbedendo agli ordini provenienti dalla casa madre di Padova, porta Sara a Padova e la consegna ai tedeschi. Sara, appena si accorse di ciò che succedeva, già istruita dalla madre, andò a nascondersi. La cosa era forse riuscita. Gli arrestatori sembra non si siano accorti. Il giorno dopo la proprietaria della villa consegnò la fanciulla alle suore. La superiora di queste, spaventate dalla minaccia, atterrita dai pericoli, spinta dagli ordini dei superiori, consegnò la bambina a Padova. La bambina Sara Jesses, scrive Lepore, sfuggita ai tedeschi durante la notte, come da comunicazione telefonica a codesta questura, è stata trattenuta da me a Bo e in mattinata consegnata in questura stessa. Rilevati dal campo di Vo, a cui qualche giorno dopo furono aggregati anche due internati, che erano da qualche tempo ricoverati all'ospedale civile di Padova, furono trattenuti nelle carceri padovane per 2 giorni. Alle 23 del giorno 19 furono caricati tutti, uomini, donne e bambini, su un pullman diretto alla risiera di San Sabba, uno stabilimento di pilatura del riso non più attivo, ubicato alla periferia di Trieste. Da qualche mese vi era stato allestito uno dei campi di concentramento della RSI. Approfittando delle tenebre della notte, la madre di Sara l'avrebbe fatta scivolare giù dal finestrino del pullman, con appuntato sul petto un biglietto con la scritta «Salvatela per pietà», seguita dall'indirizzo di un'abitazione di via San Francesco. Era l'indirizzo del palazzo del professor Giuseppe Cavagnis, medico ostetrico, che Clara Jesses, sorella di Elia, aveva sposato nel 1921, dopo essersi convertita alla religione cattolica. Sara fu accolta da qualcuno, ma non sappiamo da chi. Fatto sta che il piano della madre sembrò realizzarsi, ma solo per poco, perché il mattino seguente i tedeschi andarono a riprendere Sara a colpo sicuro nel palazzo Cavagnis. Del resto, allo stesso indirizzo, la sera del 17 luglio, gli agenti della questura erano andati a cercare suo padre Elia. Nella mente di Clara rimasero impresse indelebilmente il ricordo delle grida della nipotina. A molti anni di distanza così rievoca il brutale rapimento avvenuto tra le mura della sua casa. Eravamo in giardino, la tenevo tra le mie braccia. Improvvisamente ho sentito le sue grida disperate. «Zia, i tedeschi sono venuti a prendermi!» E me la strapparono dalle braccia, la trascinarono via e lei continuava a gridare: «Zia, ti prego, salvami!» La mattina del 4 agosto erano ancora in vita solo una decina degli 80 ebrei scesi dal secondo e dal terzo carro del convoglio 33T. Erano in gran parte uomini, adulti. I più giovani avevano 16 anni, dei 7 bambini di Vo, neppure l'ombra. Già gasati e bruciati, secondo la testimonianza di Bruna Namis, una delle 3 superstiti. C'era il signore Elia, ma non la moglie Ada, né la piccola Sara. L'indomabile bambina che inutilmente aveva tentato di salvarsi, prima a Vo e poi a Padova. Forse anche arrivando al campo di Auschwitz, pensò ad un altro tentativo di fuga, ma dopo una persecuzione così lunga e un viaggio così spossante e doloroso, poteva bruciare ancora in lei una piccola fiamma di quella sua sorprendente vitalità. Nella decina di superstiti non c'era Pietro Camper e nemmeno sua sorella Eva. Forse erano morti abbracciati ai loro genitori. Ripensando alle ore trascorse con gli altri bambini nel giardino di Vo e alle passeggiate sulle Dolomiti con la cagna Diana, i figli della maestra Zandiacomic, e non c'era nessuno dei 4 fratelli, Ida, la più piccola del campo di Vo e di tutto il convoglio, di appena 6 anni, scomparsa. Scomparsi anche i suoi fratelli Ercole e Pasqua, scomparso anche Anselmo, che aveva impressionato per la sua bravura Don Giuseppe quando aveva recitato il Chat Gadisce, Gadia, a Capodanno nella villa di Vo Vecchio. Prima di essere soffocato dal gas, gli sarà riaffiorata sulle labbra quella canzone filastrocca che conosceva così bene. Un capretto mio padre comprò per 2 soldi e venne il gatto che mangiò il capretto che mio padre comprò per 2 soldi. E venne il cane che morse il gatto che mangiò il capretto.
sommessamente, sempre più affannosamente, il suo canto proseguì fino alla nona strofa. E venne il macellaio, e venne l'angelo della morte. Alla decima strofa il canto si interruppe. L'unico, il benedetto, non era venuto. L'angelo della morte non era stato annientato. Nessuno dei bambini si era salvato. Né Ida, né Sara, né Eva, né Pasqua, né Pietro, né Ercole. Il ciclo dell'orrore e della follia non si era interrotto. Così il canto del capretto si spense.